Il Francavilla batte la Vastese 4-1 nella gara dei 32esimi di Coppa Italia di Serie D e accede al turno successivo dopo una gara giocata con più intensità dalla squadra di casa. Formazioni rimaneggiate come nelle previsioni, col Francavilla che testa il 3-5-2 con Sembroni e Romeo al fianco del centrale Amenta. Molti cambi anche per Colavitto, che lascia in panchina Fiore affidando il reparto avanzato a Mattias Cristaldi. In porta va Coppola. In tribuna anche l'ex allenatore della Cesena Andrea Camplone e il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo. Nella prima parte di gara è la squadra di Ervesi a farsi preferire. La prima emozione al nono di marca giallorossa. Mele pesca in profondità Zerbo, che attende l'arrivo di Cosmo Palumbo, che colpisce male il pallone senza inquadrare lo specchio della porta. Al 18esimo ancora Francavilla, stavolta da Piazzato, calciato ancora da Palumbo, corretto da Velardi con la testata di Romeo che sfiora il palo della porta di Coppola. Sul secondo palo Sembroni non arriva all'impatto col pallone per questione di centimetri. Coppola che si esalda al 21esimo sul diagonale sempre di Palumbo e sul successivo tentativo di tapine dell'accorrente Zerbo. La risposta del numero 1 aragonese è superlativa. Un minuto e Zerbo, ancora lui, prova ad anticipare i difensori ospiti colpendo il pallone di punta, sfera al lato. Il vantaggio di casa però arriva al minuto 27 su un appoggio errato all'indietro di Stivaletta, che libera Zerbo solo contro Coppola. Stavolta la conclusione dell'attaccante è imparabile e il Francavilla passa a condurre. La gioia giallorossa però dura lo spazio di nemmeno 60 secondi, perché al 28esimo arriva il pareggio. Stivaletta si riscatta con l'lob preciso che Colitto calamita e gira di sinistro al volo alle spalle di Salvatore per l'1-1. Al 46esimo l'ultima emozione del primo tempo con la girata di Zerbo respinta coi pugni da Coppola. Il leitmotiv della gara non cambia neppure ad inizio ripresa. Pochi secondi e Di Pentima fa le prove generali del sorpasso con una sventola che finisce fuori non di molto. Nuovo vantaggio che si concretizza però al 52esimo sugli sviluppi di un corner che Romeo corregge di testa alle spalle di Coppola e Francavilla che torna in vantaggio. Nell'occasione si fa male all'estremo difensore ospite Coppola, costretto a lasciare il campo a Camerlengo, così come Colitto rilevato da Napolitano. Al 58esimo è Palumbo a scaldare le mani al neoentrato con la conclusione che Camerlengo controlla in qualche modo. Colavitto inserisce anche Pizzutelli e Alberico per una Vastese a fortissima trazione anteriore, ma il secondo tempo è a ritmi decisamente più blandi. Impegni di campionato incombono e le occasioni latitano su entrambi i fronti. Al 90esimo calcio di rigore per il Francavilla per fallo di Bagaglini sul neo entrato Micciche. Per il difensore centrale Vastese si tratta del secondo giallo in pochi istanti e conseguente rosso. Dal dischetto va proprio la punta giallorossa che batte Camerlengo nonostante l'estremo difensore intuisca. Al 95esimo altro rigore. Stavolta a stendere Micciche e Viscardi che rimedia il giallo. Dagli 11 metri stavolta va Zerbo che spiazza Camerlengo per il 4-1 definitivo. Ai 16esimi dunque va la squadra di Ervese che se la vedrà col Monticelli nelle Marche il prossimo 6 dicembre in un'altra partita secca. Ora però la trasferta del Tubaldi di Recanati per risalire la classifica. Impegno sulla carta più abbordabile per la Vastese che all'Aragona ospita proprio il Monticelli di Stallone. Devo dire che tutta la squadra, non solo gli 11, avevo chiesto una partita, una prova di reazione forte per cercare di superare questa psicosi di giocare in casa che oramai era diventata un po' troppo pesante. Devo dire che tutto il gruppo mi ha dato una grande risposta, grande determinazione, grande voglia. Ma non avevo dubbi su questo e quindi li ringrazio pubblicamente perché i ragazzi hanno dato il massimo. No, i ragazzi si sono impegnati, devo dire la verità. Ci sono state, diciamo, fermo restando, cioè bisogna essere obiettivi, che il Francavilla ha meritato il passaggio del turno. Però se andiamo ad analizzare gli episodi ci rendiamo conto che abbiamo subito gol su due rigori. Il primo nettamente fuori area, però ci sta l'arbitro che decide su una palla inattiva, un calcio d'angolo e su una giocata corta sbagliata da parte nostra. Però i ragazzi sono impegnati, hanno dato tutto e ti devo dire per alcuni tratti mi sono anche piaciuti.